Flavio Moretti and Vuoto più scuro e i misteri del web. E ogni tanto, vedete, io vengo dipinto così. Questo è un dipinto di Irena Ferrara. Vedete? Io sono dipinto come Lucifero. E Lucifero che sta mettendo una ghirlanda in testa di Irena Ferrara. Io vorrei sapere come mai le persone mi percepiscono come un demone, non so perché. E Flavio Moretti, agli esordi di questa web TV on demand, mi dedicò una quantità incredibile di video, ma ce n'è uno sorprendente, intitolato Serafino Massoni, la dottrina del Buddha. E io questo video intitolato Serafino Massoni e la dottrina del Buddha ve lo metto come link nel riassunto di questo video. Come fa? Com'è possibile che questo Flavio Moretti mi conosca così bene? Conosca così bene la mia psicologia duale? Perché io contengo sia Ahura Mazda che a rimane. Io contengo sia il bene che il male, contengo sia l'angelo che il demone. Sono rappresentato, sono percepito come Lucifero. E io ricordo che quando insegnavo filosofia e storia nei licei, gli alunni mi volevano tutti bene, però stranamente mi avevano definito Lucifero. Non riesco a capire perché. In ogni caso, io torno sulla questione dei misteri del web perché in questo lontano video di Flavio Moretti, intitolato Serafino Massoni nella dottrina del Buddha, io non sono dipinto come Lucifero, ma sono dipinto come un gerarca nazista. Cioè, Flavio Moretti ha messo insieme, il Buddha ha attribuito sia la dottrina del Buddha che la dottrina nazista, cari amici. Poi il mistero veramente è incredibile perché io sospetto fortemente che Flavio Moretti, che mi conosce così bene, mi conosce in una maniera incredibile. Io non so chi sia questo Flavio Moretti, ma mi conosce bene come mi conosce bene Luigi Vuoto più scuro, il ragazzo italo-tedesco. Per cui io sospetto che Flavio Moretti sia Luigi Vuoto più scuro e che Luigi Vuoto più scuro sia Flavio Moretti. Ma dove mi avete conosciuto? Come avete fatto? Mi avete forse conosciuto come vostro professore? Mi avete conosciuto in galera? Dove mi avete conosciuto voi? Che mi descrivete così bene? Perché mi descrivete così bene? Poi sto parlando del video intitolato Serafino Massoni e la dottrina del Buddha. Ma poi sono apparsi altri sorprendenti video a cura di Flavio Moretti, anche in momenti cruciali della mia esistenza. Allora il mistero continua, poi c'è un intreccio continuo. Flavio Moretti, Luigi Vuoto più scuro, Iman Sabbà. E Iman Sabbà esiste, Iman Sabbà. Iman Sabbà è una giornalista palestinese. Ma perché salta fuori sempre Iman Sabbà? Poi è saltato fuori recentemente Gianluca Gallesi e Gianluca Gallesi ha tirato un ballo un certo Ecofledo, un povero ragazzo al quale io avevo dedicato dei video meravigliosi e poi venne linciato da altri ragazzi del web perché si scoprì che Ecofledo era una falsa identità. Beh, insomma, cari amici, i misteri del web, grandi misteri, e voi potete verificare questo grande mistero già nel video intitolato Serafino Massoni e la dottrina del Buddha. Cioè, chi ha fatto il video Serafino Massoni e la dottrina del Buddha, che è stato fatto da Flavio Moretti, anche se con un altro nickname,
conosce bene la mia dualità di bene e male, e per cui questa dualità poi mi ha portato pure a parlare della dualità matriarcato e patriarcato. Vedete, cari amici, gli alunni del liceo mi chiamavano Satana, e qua io sono rappresentato come Satana. E Flavio Moretti mette nelle mie parole, nella mia bocca, le parole del Buddha, però mi mette pure la divisa addosso, la divisa di un gerarca nazista. Vabbè, cari amici, il mistero continua. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.